ragazze e ciao ragazzi. Allora, scusatemi per la voce un pochino acuta, però quando c'è il cambio di tempo e arriva il caldo, la mia voce va in vacanza prima di me e quindi vi chiedo veramente scusa per la voce un pochino così. Comunque, questo sarà il video sui miei prodotti finiti dell'ultimo periodo. Sono veramente tante cose, per cui mi velocizzo abbastanza perché altrimenti farò un video di tipo 25 minuti. Ovviamente questo video è in collaborazione con Vanessa. Io ti mando un bacione grandissimo. Vi lascio il link del suo canale nell'info box così potete andare a vedere anche il suo video, il suo canale. Lei lo caricherà tra un pochino perché mi ha chiesto insomma di aspettare la fine della scuola, insomma di accumulare altri prodotti. Io le ho chiesto se potevo farlo prima perché comunque ho veramente un sacco di prodotti e non vedevo l'ora di buttarli, per cui un sacco di confezioni nel senso, per cui niente, lo faccio prima e lei lo caricherà tra un po'. Mi velocizzo, vado subito dritta al punto perché ho veramente un sacco di cose. Allora vado chiaramente a random. Primo prodotto è questa crema rigenerante all'olio di cocco della Mil Mil, quindi questa maschera per capelli, se così si può dire, ed è un prodotto intanto enorme perché sono 500 ml ed è la seconda volta che la riacquisto. Allora, non ha una qualità eccelsa, non ha un inci buono perché comunque è un prodotto da supermercato, però devo dire che in mancanza d'altro è un mancanza, mancanza d'altro è un buon prodotto, è una buona maschera. Sicuramente ho usato maschere e balsami anche più ricchi, più densi e più idratanti, però considerando che io ho i capelli veramente molto grossi e anche piuttosto secchi, insomma, lo vedete, sono tanti, sono molto folti. Idratarli, diciamo, bene, perfettamente è molto complicato. Diciamo che è una maschera buona, ne serve parecchio di prodotto comunque, quindi a me non dura tantissimo, durerà forse un mesetto scarso, però costa 3 euro, per cui non c'è assolutamente nessun tipo di problema. E appunto, in mancanza d'altro, non è un prodotto malvagio, e quindi l'ho usata anche piuttosto volentieri, specialmente per l'odore fantastico di cocco, questo odore dolcissimo che lascia sui capelli, che Francesco dice che sa di cornetto, per cui ogni volta mi sniffa i capelli, dice: "Ah, c'è capelli che sanno di cornetto." È veramente buonissimo come prodotto. Poi ho terminato questo bagnoschiuma erboristico dell'Omia Laboratoire all'olio di argan o argan. Anche questa è una confezione piuttosto grande, sono 400 ml. Devo dire che mi è piaciuto veramente moltissimo come prodotto perché lascia i capelli, sì, buonanotte, la pelle del corpo veramente molto morbida ed elastica, lascia un buonissimo profumo e poi intanto ha un buonissimo inci. L'Omia è una marca che costa poco ma ha un rapporto qualità-prezzo veramente fantastico perché gli inci sono completamente naturali e veramente costa pochissimo questa marca. Io la compro da OVS e ho usato anche oli, insomma altre cose di questa marca e devo dire che mi piace veramente molto. E una cosa che mi piace è che appunto è molto delicato perché io ho la pelle delle gambe soprattutto più secca del resto del corpo, come penso che sia normale che sia, ma anche molto più delicata, specialmente quando mi depilo, chiaramente. E quindi molti bagnoschiuma mi lasciano poi una sensazione di prurito sulle gambe. Invece questo è veramente un ottimo prodotto perché appunto è molto molto delicato. Qua c'è scritto che è indicato per le pelli aride e per il ringiovamento cutaneo, ideale per i massaggi o per nutrire la pelle dopo il bagno o la doccia. È veramente un ottimo prodotto e ve lo consiglio, sicuramente lo riacquisterò. Poi sto per terminare. Sapete che includo spesso anche i prodotti che sono in via di terminazione, non si dice terminazione, in via di essere terminati. Questa acqua micellare di Collistar, vedete, ne manca veramente pochissima, la finirò stasera, penso, struccandomi. Questo è il formato da 200 ml, l'ho scoperta grazie a Carlotta, c'è il Pandemonium e non potrò mai ringraziarla abbastanza perché è un prodotto veramente fantastico. C'è da dire che costa tanto. È un prodotto con un costo particolarmente elevato. Adesso non mi ricordo a prezzo pieno quanto costi perché io l'avevo presa con uno sconto in profumeria. Questo è il formato piccolo, mi sembra sui 13 euro, 15 forse. È un prodotto che costa tanto, nel senso io compro l'olio di mandorle dolci piccolo dell'Omia che costa 4 euro e mi dura mesi. Però devo dire che intanto la durata è piuttosto alta perché comunque io questo l'ho comprato tipo a marzo o addirittura fine febbraio, per cui comunque l'ho usata per tanto tempo e non è neanche il formato quello enorme, quindi immagino che comunque il prezzo si ammortizzi particolarmente bene, però particolarmente la mia parola dei video ormai, però devo dire che è un prodotto fantastico perché strucca veramente molto bene.
E appunto questo qua, comunque penso che ormai lo conosciate. E nulla, non so se lo riacquisterò, insomma, a breve tempo, però è veramente un buon Ho prodotto. finito poi questo deodorante della linea Pure Natural di Nivea. Questo è il primo deodorante del supermercato che non contiene sali di alluminio e questa cosa per me ha del miracoloso perché non ho mai trovato un deodorante del supermercato, quindi un deodorante non biologico che costi poco, senza aluminium cloridrate, che è un ingrediente piuttosto dannoso perché va ad ostruire le ghiandole sudorifere e ad irritare moltissimo la zona delle ascelle, specialmente se avete la zona particolarmente sensibile, noterete che vi si irrita, che vi prudono le ascelle, che sudate molto più del normale perché appunto l'alluminio cloridrate va a ostruire appunto le ghiandole sudorifere ed impedire la naturale sudorazione della pelle, perché la sudorazione, che cosa ho fatto con i capelli non si sa, la sudorazione appunto è una cosa normale. Io sudo poco, quindi ogni deodorante più o meno, se è delicato, se va bene per la mia pelle, va bene più o meno, perché comunque io appunto non sudo tanto, non puzzo, però so che comunque c'è molta gente, insomma, che magari, molte ragazze, anche ragazzi, insomma, che magari soffrono di una sudorazione un pochino più accentuata, devo dire che questo è veramente molto buono. Allora, sicuramente io preferisco il deodorante spray. Suona il telefono di casa, Dicevo, ovviamente. la tipa della Telecom mi deve cercare di ammaliare con le sue offerte. Questo deodorante appunto è veramente molto buono anche per chi secondo me ha una sudorazione un pochino più accentuata, perché intanto ha un buonissimo profumo e poi insomma dura tanto, la sensazione di freschezza e di profumo. Insomma, nessuno mi ha mai detto oddio puzzi quando usavo questo deodorante, perché mi è successo, tipo mia madre in modo molto fino ogni tanto mi dice secondo me ti devi mettere un po' di deodorante perché sento un odorino un po' così. Sì, vabbè, molto molto simpatica, grazie mamma. Comunque, con questo non me l'ha mai detto. Io preferisco appunto la formulazione spray perché la preferisco, insomma, mi irrita spesso meno la pelle, a differenza di molte altre che so che è molto più delicato, la versione roll-on. Io utilizzo, insomma, indistintamente versione spray e roll-on di alcuni deodoranti, adesso ne sto usando uno infatti roll-on, però preferisco quella spray. Comunque, devo dire che è un ottimo deodorante e mi ha stupito tantissimo per il fatto che appunto ha un buon inci, nonostante sia un deodorante da 4 euro ed è veramente un'ottima cosa questa qua. Poi ho terminato con una disperazione immensa lo scrub della Scentive all'albicocca. Questo qui contro le imperfezioni, come potete vedere, è prosciugato. Erano 150 ml e questo è uno scrub che ho acquistato l'estate scorsa. A settembre, insomma, scorso a Londra da Boots. Infatti, questo prodotto non è reperibile purtroppo in Italia. Prima lo era, adesso non c'è più, non si sa per quale strano motivo. È uno scrub fantastico. Veramente, io l'ho notato, appena ho smesso di utilizzarlo, i punti neri si sono triplicati. Io veramente questo deodorante, questo scrub è veramente un prodotto fantastico perché esfolia la pelle che è un piacere, veramente, senza andare a ostruire, sì, come si dice? A scrubbare troppo forte, insomma, come si dice? Non riesco più a parlare. Ad irritare, insomma, la pelle, ad aggredire molto molto la vostra epidermide. Ed è veramente un prodotto fantastico. Lascia la pelle morbidissima. Della serie che quando esco dalla doccia, quando utilizzavo questo qui, non dovevo mettere la crema idratante perché avevo la pelle veramente morbidissima. C'è da dire che io poi ho la pelle normale, però è una cosa che non mi è mai successa con nessun esfoliante, per cui devo dire che è un prodotto fantastico. Tra l'altro ha anche un prezzo piuttosto basso. E niente, non so dove si possa reperire, appunto penso su internet ormai. E nulla, io sono già in lutto perché è un prodotto veramente Poi stupendo. vabbè, ho terminato questo, l'ho messo giusto così, queste salviettine umide di H&M a vaniglia e lime. Sono delle salviettine che tengo in borsa, sono 10 pezzi, ve le mettono alla cassa lì da H&M, ogni volta ne prendo qualche pacchetto perché sono comode da tenere nella borsa oppure nella borsa di scuola o nella borsa quando uscite per rinfrescarvi un pochino le mani, magari il collo se sudate, oppure queste si possono usare anche sul viso, io non le ho mai messe sul viso, però poi sono molto molto profumate per cui è un prodotto insomma carino comunque. Poi ho terminato di utilizzare le ciglia finte dei Ayur, queste qui, le Oh Honey di Katy Perry. Queste anche le avevo comprate in Inghilterra da Boots, ma si trovano tranquillamente anche in Italia da OVS e penso anche da Coin. Ve ne faccio vedere una, insomma, giusto per farvi vedere come erano. Comunque si sono un po' rovinate perché appunto le ho usate varie volte.
Lo usate per alcune feste, non vi ho mai fatto vedere, mi sembra, l'effetto, però insomma non è, non sono neanche tanto brava a metterle, per cui evidentemente non era un effetto imperdibile, però devo dire che sono veramente molto molto belle. Sicuramente le consiglio se per caso cercate delle ciglia finte con un effetto bello potente, molto volumizzante, che quindi diano un bel effetto di occhio, bello aperto, bello definito, perché sono veramente molto molto carine. E nulla, io non sono appunto una maga con le ciglia finte, però devo dire che sono anche facili da applicare, perché l'attaccatura delle ciglia finte è molto sottile e poi sono fatte molto bene. Anche la colla in dotazione era una colla valida, e quindi nulla, fantastiche. Poi ho terminato questo sapone liquido al karité dei Provenzali. È un prodotto insomma normalissimo, da uso quotidiano per lavarsi le mani eccetera, però lo preferisco 100.000 volte di più rispetto a quello Infasil o a quelli del supermercato, perché mi seccano tantissimo le mani. Comunque è un prodotto veramente ottimo, sono 300 ml, è un prodotto ottimo perché lascia la pelle molto morbida, non lascia le mani secche, le lascia anche profumate. L'ho usato un paio di volte anche per sciacquare il viso, e devo dire che non è male neanche per quello. E nulla, è veramente un buon prodotto. Poi i Provenzali sono comunque un'ottima marca per quanto riguarda ingredienti e tutto ciò, e quindi buono buono. Poi ho terminato con altrettanto lutto, un po' come lo scrub, la crema dell'Equilibra, questa qui al karité. Questa è la crema viso nutriente intensiva anti-aging. Ovviamente io l'ho occupata per la funzione anti-aging, perché non sapevo più che cosa fare con tutte queste rughe, quindi ero un po' disperata. Sono 75 ml, ed è appunto un barattolo fatto così, che ha la plastica protettiva, il tappo protettivo, che è una cosa intelligentissima, perché impedisce che la crema si riempia di polvere, di sporcizia e di cose varie. È veramente fantastico, quindi niente, ha ancora un odore fantastico di burro di karité, ed è completamente terminata. L'ho prosciugata perché l'ho usata veramente fino all'ultimo millilitro. È un prodotto fantastico, è la miglior crema viso che abbia mai utilizzato. Questa sarà tipo la terza o la quarta confezione che termino, ed è veramente un prodotto ottimo. Ogni volta provo tante creme e ritorno sempre a questa, perché è veramente una crema ottima. La preferisco ovviamente per la stagione invernale, perché comunque è molto corposa, però non unge, per cui secondo me potrebbe essere tranquillamente usata anche d'inverno, e sì, anche d'estate, oltre che d'inverno. So che sì, è buonissima anche la crema per il corpo, il burro per il corpo, sempre il burro di karité, cioè il mio gatto che non so cosa sta facendo, però quella non l'ho mai provata, quindi non vi so dire, però sicuramente questa per il viso è la miglior crema che abbia mai usato, è veramente un prodotto ottimo. Poi ho terminato questo shampoo di Planters, questo qui è lo shampoo idratante con balsamo all'aloe vera, è buonissimo, sa tipo di caramella gommosa, sa degli orsetti della Haribo come odore, è veramente molto piacevole da utilizzare, perché lascia i capelli molto puliti ma anche molto morbidi. Non ingrassa il cuoio capelluto, nonostante sia comunque corposo, va diluito perché è molto denso come shampoo, però appunto non lascia assolutamente i capelli grassi, è veramente un ottimo prodotto. E poi lava i capelli in modo che non dovete lavarli tipo due giorni dopo, perché io comunque ho capelli piuttosto secchi e normali, insomma, sulla cute, per cui non lavo i capelli molto frequentemente, perché non ne ho bisogno, li lavo ogni 3-4 giorni, e con questo sicuramente non ho avuto problemi di sorta. E nulla, per cui molto molto consigliato. Poi ragazze, con disperazione assoluta ho terminato Alien, il profumo di Thierry Mugler. Sono disperata, ce n'è ancora un minimo goccino che tengo qui in custodia, perché insomma assolutamente devo farmi regalare da qualcuno questo profumo, me lo devo ricomprare, devo fare qualcosa, perché non riesco a stare senza. È un profumo buonissimo, ho sentito anche tutte le altre fragranze di Thierry Mugler, quindi la versione quella Angel, poi ho sentito le altre versioni dell'Alien, ma questo è il mio preferito, è l'Alien Eau de Parfum, è un prodotto fantastico. Il costo di questo profumo è molto elevato, questa è la versione da 60 ml, io l'ho comprato alla Rinascente a Milano a gennaio mi sembra, e l'ho pagato sui 76 euro, cioè mia madre l'ha pagato perché me l'ha regalato lei, 76 euro. Ho visto che tipo alla Gardenia, da Limoni e tutti i prodotti del genere, sì, negozi del genere, costa tipo 90 euro la stessa versione, per cui costa tantissimo, però io ne ho bisogno, per cui sicuramente me lo farò
riregalare, perché io ho veramente bisogno di questo profumo, è fantastico. È sicuramente un profumo non adatto all'estate, però devo averlo assolutamente, anche se non lo uso, devo comunque averlo. Poi, prodotti di make-up, ne ho sia di prodotti proprio finiti che di prodotti da cestinare, perché sono ormai secchi. Finiti, il Soft Focus Compact di Kiko. Questo è il colore 02 ed è appunto il fondotinta compatto. Ho lo smalto un po' speccato. Vabbè, è il fondotinta appunto compatto. Ce n'è rimasto appunto una minima quantità, però si sgretola quando lo prendo. Non riesco più ad acchiapparlo perché appunto è qua sotto. E quindi niente, lo do per terminato. Comunque l'ho veramente un po' prosciugato anche lui. E lo utilizzavo sia come fondotinta, qua c'è la spugnetta Lercia. Lo usavo sia come fondotinta, quindi un po' di correttore e un po' di questo, sia come cipria. Ed è un prodotto ottimo. Dava una buona copertura con la spugnetta, un po' meno con il pennello, però con la spugnetta dava veramente un bel effetto, durava tutta la giornata e mi è piaciuto veramente molto, quindi questo sicuramente è un prodotto che andrò a riacquistare. Poi ho terminato la BB Cream di Garnier, questa qui per le pelli miste o grasse, il Miracle Skin Perfector nel colore light, è appunto questo prodotto qui, l'ho comprato a Valencia con Elvi. Ciao Elvi, a luglio dell'anno scorso, l'ho terminato insomma in tempo perché scade dopo 12 mesi, comunque è un prodotto che mi è piaciuto tantissimo perché lasciava la pelle ben coperta, ben uniforme, è veramente un prodotto ottimo che consiglierei a tutte e a tutti, è un prodotto a tutti, sì, a tutti gli uomini, utilizzate questa BB cream, no vabbè, c'è chi, gli uomini che si truccano, ma insomma vabbè, non, basta, la consiglierei veramente a tutte. Perché è un prodotto accessibile, perché costa poco, sui 10 euro, ed è veramente fantastico, veramente fantastico. Questa versione è 100.000 volte meglio rispetto a quella per le pelli normali, perché quella per le pelli normali è più scura, mentre questa è più chiara e più adatta per chi ha la pelle tipo mozzarellosa come la mia, ed è più unta, mentre questa è veramente ottima, ottima, ottima. Poi ho terminato una caterva di mascara. Intanto le Love Extreme di Essence, che è un mascara tipo ottimo, fantastico, costa 3 euro ed è il mascara migliore del mercato secondo me, è ottimo. Ora sto utilizzando il Vamp di Pupa, che non dà l'effetto che dà questo, perché questo è più volumizzante, mentre quello è più allungante, però devo dire che è un ottimo mascara, non ce n'è veramente, costa pochissimo, ha una qualità che fa invidia a mascara di prezzo molto molto più alto. Poi ho terminato il top coat di Kiko, il False Lashes Concentrate, questo qui è quello allungante con le fibre, con lo scovolino a pallina, è completamente disseccato, è un prodotto ottimo anche questo, perché insomma dà un bel accento in più, magari mascara un pochino più schifosetti, quindi non a questo, però mi è piaciuto veramente tanto. Poi ho finito questo mascara waterproof di Isadora, questo ce l'ho veramente da un sacco di tempo, ma non mi si seccava mai, ha uno scovolino fantastico, perché è la forma perfetta dello scovolino, perché è lungo ma non troppo grosso, è veramente un ottimo mascara e è il mascara più waterproof del mondo, perché veramente questo mi potevo anche stropicciare gli occhi quando uscivo dall'acqua, asciugamano, doccia, non si leva mai, è un prodotto fantastico, infatti da struccare è un po' problematico, con un olio sicuramente viene meglio, ed è un prodotto ottimo, quindi questo sicuramente, fatemi sapere se sapete dove posso acquistare questa marca a Roma, perché io non l'ho mai trovata a Roma questa marca, perché voglio assolutamente di averlo, perché è tipo l'ottimo mascara waterproof per l'estate. Poi cestino i Super Color di Kiko, che io ho nel colore 03, 09 e 01. Sono dei mascara pessimi perché mi sono durati veramente tipo, non lo so, 3 applicazioni e poi si sono completamente disseccati, colorazione blanda, non mi sono mai piaciuti tanto, per cui nulla, non ve li consiglio questi. Poi qui cestino sempre questo mascara, che è il mascara a lunga ciglia di Astra, che ho comprato ed era già secco, tira giù una quantità di prodotto che non si vede lo scovolino, è immettibile, ho provato a fare di tutto ma è veramente immettibile, non dà nessun tipo di effetto perché ovviamente non si stacca dallo scovolino per quanto è denso, e quindi nulla, cestinato e niente, sicuramente se l'avessi acquistato magari non aperto, perché se questo l'ho trovato dai cinesi, perché dai cinesi si trovano i prodotti di Astra qui da me, e non era proprio tenuto in maniera perfetta e quindi niente, 3 euro di mascara, ma mascara inutilizzabile. Poi mi è scaduto purtroppo, temo di averlo chiuso male, il Long Lasting Stick Eyeshadow nel colore 16, che è questo bel viola scuro di Kiko.
ha un odore indicibile, era appunto completamente secco e ce n'era un po' di prodotto. Ne ho altri e sono dei prodotti fantastici questi mattitoni di Kiko, perché sono fantastici veramente all'interno dell'occhio. Non li uso più perché hanno cominciato a darmi un po' di fastidio, prima non mi succedeva, infatti dentro l'occhio non andrebbero messi, quindi io vi sconsiglio di farlo, però è veramente un ottimo prodotto. E nulla, questo colore era veramente molto carino, l'ho usato varie volte per fare dei trucchi sul viola ed è veramente molto carino. Cestino, questo correttore Light Blemish Concealer della Rimmel, anche questo ha un odore indicibile, però ce l'ho da tipo 2 anni, ne rimane veramente pochissimo, per cui chissà se l'ho finito, cioè se lo devo buttare. L'ho pagato, mi sembra, sui 6 euro. E nulla, è un prodotto che non mi è mai piaciuto perché la colorazione era chiara al punto giusto ma troppo aranciata come sottotono, e quindi non mi piaceva perché dava un effetto un po' bruttino, poi era troppo scivoloso, quindi era difficilissimo da fissare con la cipria perché era piuttosto unto, coprenza discutibile, per cui non è un prodotto che ricomprerei. Bene ragazzi, io ho finito, ho fatto un video veramente chilometrico e assurdo, però avevo veramente un sacco di prodotti di cui parlarvi, come avete visto. Spero che questo video possa esservi in qualche modo piaciuto, perché appunto è stato abbastanza pesante. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!